Allora, quanto tempo abbiamo? Cioè, abbiamo il tempo, perché se inizi da quando hai iniziato, dobbiamo stare 7-8 giorni qua. Radio doppio zero, radio doppio zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Io nasco artisticamente come autore, quindi ho incominciato a scrivere canzoni per altri artisti napoletani, diciamo anche molto famosi, molto conosciuti, come facciamo qualche nome, Nino D'Angelo, che ne so, Carmelo Zappulla, Mauro Nardi. Poi da lì piano piano la casa discografica dice: ma perché non canti? Hai una bella voce. Ho detto: se volete sacrificarvi, a disposizione. E così feci il mio primo album nell'84, 1984, Il Maglione Blu. E da lì cosa è andata tutto bene, sinceramente, grazie al nostro Signore, grazie alle persone che hanno creduto in me, sia la casa discografica che anche il pubblico, e quindi li ringrazio sempre. Ma diciamo, ne sono tantissimi, perché ogni volta che tu ti esibisci già è un momento bello, perché hai proprio quel momento di stare con le persone che ti vogliono bene, che ti fanno stare bene, ti aiutano ad andare avanti e a portare la tua musica un pochettino in giro per il mondo. Oggi, come avete potuto capire, il web è il motore trainante per gli artisti. Quindi se c'hai un disco da farlo sentire, una canzone da promozionare, credo che oggi, a parte sì, anche le televisioni, le radio sicuramente, che ci danno veramente una grande mano, però il web, diciamo, è il trampolino di lancio più immediato. Radio doppio zero, radio doppio zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.